Siamo con Luigi Apollone, siamo con Luigi Apollone, dottore del Parma. Sulla carta, questa delle cinque partite che restano, pensa che sarà la più difficile. È sempre più difficile la partita. Vedremo domani. Chiaramente, la storia insegna anche che all'andata è stata una delle squadre in casa che ci ha messo più in difficoltà. Praticano un ottimo calcio organizzato, ha degli elementi importanti perché Ferretti ha fatto, se non sbaglio, 21 gol, Battini ne ha fatti 7, quindi anche davanti sono anche abbastanza. Hanno avuto parecchie occasioni da gol, fare gol, quindi sarà una partita importante, non semplice, giocata con l'atteggiamento giusto. E Simonetti è tornato e poi non sarà disponibile Tornato, si è allenato 2 volte, però chiaramente fa parte del gruppo, fa parte dei convocati. per te. E lo vanno? Ma guarda, è a posto, sta riprendendo bene, Pensa. Sì, prego. fa parte anche lui della convocazione, cioè lui è tra quelli convocati. Pensa che potrebbe magari andare in campo dal primo minuto, forse. Sì, è a posto anche per giocare, quindi. Per quanto riguarda gli altri, insomma, Simonetti intanto è una buona notizia che aveva recuperato, da Giorgino ovviamente è fuori, Saporetti sta per recuperare. Simonetti potrebbe essere pronto eventualmente per giocare al primo minuto oppure dovrà, come è successo anche domenica, adattare alcuni giocatori nel suo ruolo, perché insomma, mancando anche Giorgino c'è un po' anche questa difficoltà adesso. Ma c'è anche Rodriguez per questo, quindi di scelte chiaramente a centrocampo ci sono, perché mancando Giorgino manca un pezzo importante, però ci sono altrettanti giocatori che comunque si sono allenati bene, si stanno preparando bene, quindi a disposizione la possibilità di comunque di avere delle Quindi Rodriguez potrebbe partire eventualmente dal club. alternative. Potrebbe anche partire, ripeto, la squadra si è allenata bene, si sta allenando bene, è consapevole comunque che siamo lì, in dirittura d'arrivo, però ancora non abbiamo toccato quello che è il nostro obiettivo. Ci vorrà una grande prestazione, domani ci vorrà una grande attenzione e la capacità di sapere che comunque è un'altra tappa importante, un altro tassellino che dobbiamo mettere nel nostro percorso. Ho avuto la sensazione questa settimana guardando gli allenamenti rispetto a un po' quella che era la settimana tipo durante la stagione, è che ha cercato lei di dare meno punti di riferimento sui giocatori. Mi spiego, spesso il mercoledì e il giovedì si vedevano alcune prove nelle partitelle di quella che poteva essere la formazione titolare. E questa settimana ho visto che invece ha mischiato molto le carte, schierando potenziali titolari e potenziali riserve, anche se ho potuto chiamarle così. È solo una mia sensazione oppure è un modo anche per tenere tutti sulla corda? Modo per tenere sulla corda, io devo valutare tante cose, ripeto, si stanno allenando bene, si stanno allenando tutti bene, meriterebbero tutti di giocare. Chiaro che devo fare delle scelte, 11 vanno in campo e 9 vanno in panchina, devo mandare qualcuno in tribuna, quello è il dispiacere più grande. Proprio per questo la competizione è quella che serve per migliorarti, la competizione è quella che serve comunque per tenere sempre tutti pronti eventualmente a far parte della partita. È una cosa importante perché comunque riproiettare e riproporre in allenamento quello che è la gara è una preparazione importantissima proprio per mettere nelle condizioni migliori poi di sapere cosa aspetta, ecco, cos'è che aspetta la squadra eventualmente attraverso quelle che possono essere le motivazioni che hanno le squadre avversarie, in questo caso il Molise. L'ultima partita, per quanto riguarda il modulo, immagino che deciderà questa notte o comunque domani mattina, penserà più a come vuole che la sua squadra scenda in campo o magari penserà anche agli avversari, quindi si schiererà, non dico di conseguenza, però tra il 4-2-3-1 e il rombo sceglierà anche guardando anche quella che è l'ok di Molise.
Cioè, io guardo entrambe le cose, io guardo entrambe le cose perché comunque affrontiamo una squadra, ripeto, come ho detto all'inizio, è una squadra che ha fatto bene l'andata e sta facendo molto bene, è una squadra organizzata, quando è arrivato Pagliuca bisogna fargli i complimenti perché la squadra ha fatto un miglioramento notevole. Abbiamo visto qui a Tardini che ha delle individualità importanti, è un'organizzazione di gioco equilibrato e propositivo, e quindi noi dobbiamo essere altrettanto. Buongiorno mister. La settimana è cominciata con questa riunione, no, dei soci, dei sette soci, comunque dei capi del Parma. Ecco, da quello che abbiamo capito, anche parlando magari ieri con Lucarelli, avete ricevuto delle rassicurazioni su quello che sarà il futuro, cioè costruire, al di là del fatto che magari voi non avete dubbi, però l'attesa era importante, soprattutto fuori, perché abbiamo sentito dire che la società è pronta anche per investire l'anno prossimo. Lei cosa ha accolto? Cosa le hanno detto di questa riunione? No, se non sbaglio, io non c'ero. No, non c'ero. Non mi hanno detto niente. E il mio futuro è la gara di domani. Ripeto, tutti noi, veramente la società, farà i loro passi, ma da me, al mio staff e a tutta la squadra, tutti quelli che fanno parte del campo devono avere in mente quella che è la gara di domani. Non dobbiamo avere distrazioni. La nostra concentrazione deve essere proiettata, la nostra motivazione deve essere proiettata a quella che è la gara di domani. Ripeto, noi dobbiamo pensare soltanto a una cosa, a questa partita. Due cose contemporaneamente non le possiamo pensare. Quindi il nostro atteggiamento deve essere una squadra che pensa a quella che è. Poi quando si raggiungerà l'obiettivo, quando è, penso la società metterà i giocatori, ci diranno, ecco, però in questo momento abbiamo soltanto l'obiettivo della gara di domani. Per me la conferma dello staff, dell'organigramma, diciamo così, tecnico, pare ovviamente scontata, ma questa è solo una mia ipotesi. Però un commento su quella che sembra l'operazione mediatica, Girardino. Vorrei un commento suo su Girardino. È stato visto anche a Parma, sono notizie che circolano in queste ore su tutti i media, insomma. Ma ho letto. Una notizia affascinante, senza dubbio. Ma è affascinante, poi Girardino soprattutto lo conosco molto bene perché ha giocato con me. Ad esempio quando io giocavo a Verona e poi è stato qui a Parma, quindi Girardino lo conoscono tutti, non è che non conosce nessuno, è campione del mondo. Ma è affascinante, come dici te, è molto affascinante, quindi il fascino c'è, ma rimane racchiuso a quello che è il fascino. Se ma il fascino non c'è, un po' di verità, niente. Ma io, no, la verità non c'è. Io non è verità, non lo so, questo è per quanto mi riguarda. Sì, ma sempre quindi, per quanto riguarda. Il fascino, ripeto, c'è, io ti sto parlando del mio punto di vista, di quello che è, però rimane lì, c'è il fascino e basta. Allora, siamo ormai proiettati nella ricerca della proiezione matematica. Una piccola preferenza sul fatto di ottenerla in casa al Tardini oppure in trasferta? Ma prima raggiungiamo, non è la preferenza, no. Prima raggiungiamo e prima abbiamo, mettiamo quel tassellino importante che ci permette di raggiungere l'obiettivo. Questo è il nostro obiettivo, è il mio cruccio. Dobbiamo cercare di essere molto intelligenti, equilibrati, ad arrivare con l'atteggiamento giusto, ripeto, alla gara, e poi dopo il lavoro che si è svolto e l'atteggiamento giusto danno quei risultati che la squadra sta ottenendo. Domande? Posto. Grazie.